non svegliatevi, non svegliatevi, siamo secondi, siamo secondi. Fiorentina che rivince anche a Torino, secondi, da quanto non succedeva. Che goduria ragazzi, che goduria. Un saluto cigliato dal vostro India Violato. Sto veramente quasi al limite dello star male. Mamma mia, la mia Fiorentina, cosa mi sta facendo? Secondi, secondi, un'altra partita, sebbene sporca, sebbene giocata anche con non troppe conclusioni, ma portata a casa con la concretezza, con la sofferenza, con... Io veramente non ho parole, sono estasiato. Estasiato perché io me le sognavo di vincerle queste partite qua. Me le sognavo gli anni passati. E invece ora veramente si soffre e si concretizza. Si soffre e si concretizza con una squadra veramente con gli uomini giusti al posto giusto. Nonostante che il Torino nel secondo tempo abbia premuto sull'acceleratore, la Fiorentina ha saputo soffrire, perché questo è un gruppo che sta venendo congegnato nella maniera più giusta possibile, con degli uomini che sanno dare del tuo al pallone, con degli uomini di corsa, con degli uomini che sono dei cecchini. Vedi che oggi Ken un pallone ha avuto e l'ha messo dentro. Un pallone e l'ha messo dentro. E quindi io veramente sto godendo, perché vederla lassù veramente mi fa... Ah, era da tanto che lo volevo. Veramente. E ora è realtà. La Fiorentina è seconda in classifica. Mamma mia. Detto questo, lascio la parola ai miei amici, che oggi sono veramente tantissimi, e li ringrazio. Se c'è qualcun altro che vuole praticamente entrare a far parte di questa community, scrivetemi in privato, perché ci si diverte. Quest'anno ci si diverte. Parola al chimico Viola. Ma che dire, io non trovo sinceramente le parole. Seconda vittoria consecutiva esterna, quinta vittoria consecutiva in campionato. 1-0, altra partita sporca, giocata non benissimo, ma chi se ne frega, altri 3 punti portati a casa e ragazzi, si vola la classifica, è veramente bella. Mamma mia, che bellezza. Un saluto a tutti. A ruota Alfredo, il pizzacchiere. Partita brutta, però si è realizzata il bicchiere né mezzo pieno né mezzo vuoto. Dietro si è rischiato giusto, quindi non si è preso gol, da una squadra che si difendeva con un 4-5-1 e ripartiva in contropiede. L'avevano strutturata così. Ancora ci sono giocatori che devono entrare in condizione. E si è visto qualche cosa, ma manca di profondità e di incisività questa squadra davanti, di dietro un po' meglio. Boh, andiamo avanti, vediamo questo punto un po' amaro e andiamo avanti, così è. Ci aspettavamo di più. Serata a tutti. Di seguito Alex, amministratore del gruppo Bati Viola Group. E allora, un'altra partita sporca, però carattere, determinazione, e abbiamo vinto anche questa. Un po' di fortuna, ma si è preso un palo anche noi. E allora piedi per aria, grande squadra, sarà una grande squadra. Non ho capito perché gli ha messo Iorco, ma va bene lo stesso. Sa un portiere, un centrocampo e un attacco. Insomma, sa tutti i requisiti per sto zitto. Sempre forza Viola, grandi. Lapo, amministratore del gruppo Orgoglio Fiorentino. Non so come è stato possibile, non lo voglio sapere, l'unica cosa che voglio sapere è che la Fiorentina ha vinto l'ennesima partita e veramente non so cosa dire, stiamo vivendo qualcosa di magico, veramente, sono senza parole, veramente, adesso testa all'Apoel. Bravo. E vediamo di far giocare qualche riserva, perché questi ragazzi veramente sono cotti, non ce la fanno veramente più. Forza Viola. È il momento di Nicola, amministratore dei gruppi Amici della Viola e gruppo Davide Astori. Boiade, come direbbe
il buon Allegri si è vinto di corto muso, ora non ci ferma più nessuno, siamo proiettati in Champions, sempre Forza Viola. Ragionissima, ragionissima Nicola. Proseguiamo con Barbara, amministratrice del gruppo finché vivrò, sosterrò la Fiorentina. Ragazzi, ancora non ci credo, non ci credo, davvero, sono qui davanti alla schermata di Dazon e non ci credo ancora. Una grande Fiorentina, davvero. Premete il tasto stop, siamo Sì. secondi. Francesco del gruppo Fiorentina Unico Amore. La Fiorentina è squadra e se è vero che due indizi fanno una prova, qua abbiamo un repertorio di prove da ergastolo. Fiorentina che arriva alla settima vittoria consecutiva e lo fa con una prestazione da squadra matura. Palladino manda in campo 11 uomini prima che 11 giocatori, capaci di giocare la partita perfetta. Battere nel giro di 3 giorni in trasferta due squadre ostiche, tra virgolette brutte, come Genoa e Torino, è un risultato da squadra matura. Adesso sognare non è sbagliato e chi dice il contrario non vuole il bene di questa squadra, perché sono entusiasmo ed ambizione ad alimentare quella caratteristica fondamentale per vincere, la mentalità che va oltre la qualità. E da questo punto di vista Comuzzo e Ken sono esemplari. Anche oggi partita fantastica, perfetta, quasi 0 errori per il primo in difesa e gol all'unica occasione avuta per il secondo. Verissimo, verissimo, parole sempre precise da parte di Francesco. Ora Marco del gruppo Fibrillazione Viola direttamente dal Viola Park. Partita sofferta, soffertissima, ma altri 3 punti guadagnati. E quando si vince 1-0, come dici giovedì, queste partite qui a me mi garba tanto, perché vuol dire che il periodo è buono. Speriamo sia tutta l'annata buona. Quando non si gioca in massimo, ma si raccatta 3 punti, a me mi va sempre bene. E va bene, avanti così, forza ragazzi, forza Viola sempre. Ah, e poi un'altra cosa, Juve merda. Questa ci sta sempre bene. Proseguiamo con Simone, amministratore del gruppo, orgogliosi di essere tifosi Viola. Pragmatismo, solidità e il centravanti che la butta dentro. Questa è la Fiorentina di ora, ragazzi. Io non ci credo, non pensavo veramente oggi che si potesse portare a casa un'altra vittoria. Sono veramente incredulo. Avanti così, non poniamoci limiti. Un saluto. Un saluto anche a te Simone. Concludiamo con l'ultimo arrivato, Francesco Camiciottoli da Palma di Maiorca. Ragazzi, siamo forti, siamo una grande squadra, una squadra che sa soffrire, una squadra che mette testa, una squadra matura, un capolavoro di Palladino, un capolavoro anche che va a spiegare un po' la partenza lenta di questo campionato della Fiorentina, perché oggi abbiamo visto quanta resistenza fisica ci vuole per fare il lavoro che il tecnico Viola chiede ai suoi giocatori. Grande Fiorentina, secondo posto in classifica in condivisione con l'Atalanta, 7 vittorie di fila, mi sembra ormai, insomma, ho perso il conto, non siamo abituati. Grande Viola, grande Viola, grande Viola, grandi tutti gli interpreti che indossano questa magnifica, bellissima maglia. Forza Viola! Che spettacolo! Forza Viola, ragazzi! Io che devo dire? Non c'è nient'altro da aggiungere, anche perché sennò il video si allungherebbe. Ora bisogna solo andare a godere e vedere la Fiorentina lassù. È quello che veramente ci porta gioia nel cuore. Detto questo, io non ho da dire nient'altro. Godo, Fiorentina seconda, si gode. Che bello, che bello, che bello! Un saluto gigliato dal vostro India Violato. Ciao!